questo nuovissimo video. Io sono Marcus, sono tornato finalmente a portarvi un'altra recensione live. Raga, prima di iniziare voglio ricordarvi di lasciare un bel like di sostegno, perché comunque raga le condizioni fisiche comunque mie in questo momento sono quel che sono. Non sto proprio al massimo della forma, raga, mi sento, non dico la febbre, ma i sintomi sono quelli. Quindi un bel like veramente di supporto. E oggi siamo qui per portarvi, quello che è la recensione di Kopech, giocatore silver, raga, 72 di overo, che costa pochissimo sui 350 crediti, come potete vedere è facilmente reperibile per questo prezzo, come potete vedere 400 e via dicendo. Giocatore che veramente mi ha sbalordito, qui 10 partite, 3 gol e 5 assist, poteva fare molto tanto di più, comunque media realizzativa buona, tanti ma tanti gli assist, 86 di velocità, 74 di dribbling, 71 di tiro, quindi caratteristiche veramente mostruose per un giocatore alto, comunque un 87, quindi la prende la maggior parte dei casi di testa, e che mi sembra molto ma molto rapido nei movimenti. Quindi questo era appunto i pareri generali su questo giocatore. Lo andiamo a provare ovviamente una partita, anche se comunque questo tipo di squadra l'ho già provato in uno scorso video. È una squadra veramente devastante, troviamo Hernandez e Toz, che è qualcosa di assurdo, 10 partite 9 gol. L'attacco, il tridente attacco è quel che è, raga, veramente tanti gli assist in questa squadra. Lasciate un like di supporto, cerchiamo di arrivare almeno a 40 mi piace per un prossimo per una prossima review in live. E detto questo, andiamo a cercare il match, bella, sperando che non abbia una squadra madonna, perché raga la mia non è quel che è. Aubameyang, ottima Bundesliga, Schürrle da un lato, Douglas Costa dall'altro. No, che stiri però, eh. Oh, ma questi sono malati, ma siete malati. Copetto, raga, 1,87 m, corre come una merda, uno così di cattiveria. Copetto, però non cagarmi ste cose live, boh. Raga, il gol l'abbiamo preso, Aubameyang è quel che è, difficile fermarlo, comunque è una squadra molto più forte della nostra. Io ho una colombiana abbastanza adattata sui 15k, cioè. Se n'è andato, spingi, bello, bellissimo, mamma mia, raga, lui, oddio, no, che avevo fatto, bello, Quintero, lo può servire. Ci scartiamo il portiere con l'asso. 1-1 Hernandez. Dovrebbe essere lui, Hernandez. Dai, così spingiamo sulla scivolatura. Buono. La palla per Copet. Punta l'avversario e lo salta. Copet. Arriva il tiro. Tiro di Copet. 2-1. Mamma mia, che azione che ha fatto! Se n'è andato a riprendere il pallone e ha segnato Copet, 2-1. Copet! Guardate che dribbling! Raga, è troppo forte. Da quella scosta vuole liberarsi con una serie di fende, quella costa. Fermato. Copet. Proviamo a scattarci tutti quanti, Copet. Se n'è andato a 2, Copet, sono 3. Copet. Tiro. Madonna mia, raga, dovete lasciare un bel like di sostegno, perché questo è un giocatore troppo forte, porca puttana. Ma l'avete visto cosa ha fatto, madonna. Copet se n'è andato ancora. Copet, raga, ormai è infermabile, guardatelo. Copet, assurdo. Copet, proviamo il tiro da fuori aria, non ce l'ha, ma l'ha sfondato. L'ha sfondato al portiere. Quindi raga, il video finisce qui. Copet è stato veramente assurdo, ci ha segnato, ha fatto parecchi dribbling. Io spero comunque questo giocatore possiate provarlo, perché è veramente devastante. Scrivetemi qui sotto nei commenti com'è, lasciate un bel like di supporto, ragazzi, cerchiamo di arrivare almeno a 40 mi piace per un prossimo video. Noi ci becchiamo. Bye.